a te e a tutti, ciurma, e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su Rime. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. And first of all, I wanna say thank you so much to Uberanto that sent to me an incredible donation. Thank you so much, man. He wrote to me that he made this donation especially to thank me playing this game, playing Rime on my channel. So thank you so much, man. I love you and I send you a giant kiss. Ok, ragazzi, è passato tantissimo tempo ormai da quando ho accantonato queste due serie, ovviamente per il mio viaggio in Italia, ragazzi, a causa del mio viaggio in Italia. L'ultima volta eravamo appunto arrivati qui. Non sappiamo perché ci troviamo in questo luogo, è successo tutto così a nostra insaputa, per cui direi di prendere il nostro mantello, caro Toby. Anzi, caro Red, scusa, mi sono confusa, perché avevo detto che avrei scambiato i nomi, nel senso che avrei chiamato la volpe Toby e il nostro caro ragazzino Red, a causa, insomma, del suo mantello rosso, per cui Red. Andiamo a prendere il tuo mantello, Red, non avere paura, Red, anche se questo posto sembra il paradiso, Red. Perché il mio mantello continua a scappare? Perché nemmeno tu vuoi stare con me? C'è sta Mr. Johnny che non mi caga, c'è sta Toby che non mi caga, ma pure il mio mantello mi abbandona, ragazzi. Cioè, ma ci rendiamo conto? Questa è una barca, oddio, che cosa meravigliosa. Succederà qualcosa di meraviglioso, secondo me, eh? Non so perché, ma ho questa netta sensazione, per cui... Eccoci qua. Ecco qua, niente, niente, Red, devi dire addio. Cavolaccio! What the hell? Che significa? C'erano dei nuvoloni neri enormi, Dio santissimo, con tanto di tuoni e fulmini. Che sta succedendo qui? Aspettiamo. Ok, eccoci qua. E... what the hell? Che vuol dire? Oh, Gesù, Giuseppe e Maria, e mo ste figure? Tipo umanoidi? Oh no. Perché alcune di queste figure sono disperate e sembra che stiano piangendo? Che vuol dire? Perché un attimo fa eravamo in mezzo a una distesa de sale e adesso siamo qui? Dopo che stava arrivando un'incredibile tempesta. Posso risvegliarli? Come non detto? Che sono quelle cose? Oddio, ragazzi, quelle figure nere si muovono. Oddio, ragazzi, quelle figure nere si muovono. Ah! È pieno, è pieno, è pieno. Gesù, Giuseppe e Maria. Volete che io passi qua in mezzo a queste figure nere? Non so cosa diavolo siano. Toby, perché, perché, perché devo passare qua? Ah! Toby, non mi abbandonare di nuovo, ti prego. Stai insieme a me. Stay with me, Toby, please. Don't go. Andare qua, ragazzi, c'è di nuovo questo trono gigantesco. Ci ricordiamo che avevamo visto tipo degli affreschi in cui era raffigurato anche Red e a fianco c'era una specie di re, di sovrano, per cui un pochettino inspiegabile. Toby, sei insopportabile quando fai così. Ho capito che mi vuoi mostrare il cammino, ma stammi vicino almeno, ti prego. Uffa, non è giusto che io sia così solo. Che cosa ho fatto al mondo? Sono un bellissimo bambino. Mi lavo tipo solo una volta alla settimana, ma fa niente, vero Red? Fa niente, te dovresti lavare un po' più spesso effettivamente, perché c'è una puzza dei piedi qua intorno. Ecco perché adesso ho capito perché Toby se la dà a gambe, perché mi puzzano i piedi. Ok, un altro affresco in questo caso. Ah, ok, si è completato, perfetto. Stavo per dire in questo caso non completo. Wow. E...
Cos'è stato? Sarebbe quella bestia gigantesca raffigurata lì. Cosa sono ste torri? Queste figure di pietra? Non lo so. Poi si illuminano quando io me ne vado. Ok, perché sono contenta pure loro che me ne vado. Pure una fresca è contenta che me ne vado. Ma vi sembra normale? Tobi, ti sembra normale? Maledizione. Boh, non so. Questo viaggio continua ad essere un totale mistero, ragazzi. E che ci possiamo fare? Assolutamente niente. Continuiamo a seguire. Ok, mi ha appena salvato la partita. Oh. Questi pure si illuminano quando me ne vado. Forse no. Ok, allora, di solito le strutture con questi bordi tipo dorati. Sì, Toby, sì, ho capito. Di solito servono a completare enigmi. Per cui, caro Toby, tu adesso mi stai dicendo, non so perché oggi sta laggando così tanto, mi stai dicendo quindi che devo completare questo enigma. Questo è chiarissimo. Per cui vediamo cosa succede, ragazzi, perché qua è rappresentata su quelle statue tipo la luna, giusto? Per cui se io faccio così e ruoto e gira la palla, adesso sta tornando il sole. Mazza, oh, mazza il sole. Ah, ok. Aspetta, 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 ecco qua, ho trovato, meno male. Merda miseria! Cos'è sta bestia? Molla la palla! Molla la palla e via! Ma guarda un po'. Toby, aspetta, dove vai? Oh! Minchia, l'ha messa nel suo nido. Pure questo sarà un altro piccolo enigma, ragazzi. Piccolo, grosso come un grifone. Toby, aspetta, che quell'affare ti fa del male. Oddio, no. Oh, merda. Corri, Red. Oh, Gesù, adesso ci acchiappa, adesso ci acchiappa. Corri, Red. Oh, Gesù. Oh, merda, miseriaccia ladra. La concia è tua madre, che ti ho fatto? Minchia, mi ha fatto cadere sotto. Che pezzo di merda proprio, vabbè. Oh Gesù. Oh merda, ok, questa cosa è bruttissima. Avete visto che si modifica tutta, tipo la visuale diventa rossa quando praticamente evidentemente il nostro amico grifone, lo chiamerò così, è nei paraggi e ci vede e ci ammazza, tipo una roba del genere, per cui... Ecco, oh, attenzione. Che bel camaleonte piccoletto. Ti vuoi sacrificare per la causa e fatta acchiappare dal grifone qua che ha affamato molto molto. Va bene, direi di correre qua al riparo. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Ok, questa cosa è inquietante un po', vi dirò. Vi dirò che è un po' inquietante. Perché ti senti braccato in ogni momento. Per cui adesso mi dovrò nascondere qua. Ah, corri Red. Non rimanere incastrato, per l'amore del cielo. Allora, qua sotto cosa c'è? Non mi dire che era già qua la strada dove devo andare. Non credo. Qua la porta è mezza rotta, però non credo di potergli fare niente. Per cui niente da fa. Va bene, vorrà dire che dovremmo continuare da questa parte. Oh Gesù! Minchia, non si è mai al sicuro in questo posto. Ok, corri Red. Corri come se non ci fosse un domani, perché dobbiamo entrare qua, suppongo. Porca miseria, che paura. Va bene, allora, ah minchia, qua abbiamo bisogno di una chiave. Va bene, dove sarà mai la chiave che ci serve? E chi lo sa, devo provare ad entrare qua? Proviamo ad entrare qua, vediamo se è qua dentro la chiave che ci serve. Anche se ho i miei grossi dubbi. Oh merda, miseria. Ok, qua sotto c'è un altro passaggio, ragazzi. Vediamo un po' se ci conduce da qualche parte. No. Come non detto, è stato tutto inutile perché non possiamo anche arrampicarci per uscire dall'altra parte. Per cui va bene, tornerò indietro, ok? E va bene. Ah! Lì c'è Toby, ragazzi! Non l'avevo visto. Minchia, devo... Non farò mai in tempo ad arrivare fin qua senza che mi prenda quell'affare. Corri, Red! Oh Gesù! Toby, dove vai? Ok.
Ok, Toby ci sta mostrando la via, ragazzi, attenzione. Ok, Red, mi stai mostrando la via giusta, spero. Ecco, è sparito, come non detto. Allora, che ci faccio io con sto coso? Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Che vuol dire? Oh! Ah, oh Gesù. Ah, ok. Me lo indirizzo io, cioè gli dico di girare di qua e girare qua, grandissimo. Fammi vedere se di qua c'era qualche altra cosa. Qua c'è un altro ingresso anche. Ah no, ok, niente. Va bene, allora andrò da questa parte. Vediamo un po', è questa la chiave che ci serve? Meno male, che culetto, grandissimo. Grazie Toby per avermi mostrato la via. Perfetto. Adesso usciremo da qua, ovviamente. Oh, un altro affresco. Ok, la tempesta e il grifone sono per caso collegati? Probabilmente sì. Aspetta, qua mi stai facendo capire che la tempesta posso generarla io da quella specie, da quelle specie di mulini o sta roba? Contro il grifone. Almeno questo è quello che ho interpretato io, ragazzi. Magari ho sbagliato alla grande, ma io l'ho interpretata così. Allora, lì dobbiamo andare. Questo mi pare ovvio. Oh, ma su al coperto. Su al coperto, dai, non ci diciamo cacchiate. Ok, adesso corro. Ecco fatto, aspettiamo che la situazione si calmi e andiamo. Red, corri, la concita è tua hermana. Sennò questo ci acchiappa al volo e ci squarta e ci pappa in suo boccone. Eccoci qua. Io ce l'ho la chiave. Yeah. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta grazie all'aiuto di Toby che ci ha indicato la via. Bene. Oh, cosa c'è qui? Oh mio Dio, guardate ragazzi, vedete l'affresco? Non so se possiamo vederlo di nuovo. C'è il sovrano e c'è il bambino che sarebbe Red, che probabilmente è stato preso dal grifone. Non... questo va molto a interpretazione personale, ragazzi, quindi io lo interpreto così. Va bene, qua che faccio? Ok, così si è aperta la strada, però è una cosa temporanea. Vediamo se comunque, forse faccio in tempo. Vediamo se faccio in tempo, dovrei fare in tempo stando già qua sopra. Ecco fatto. Problema risolto in un lampo proprio. Wow! Belle queste strutture tutte illuminate tipo al neon, pazzesco. Allora, qua abbiamo un altro piccolo enigma, attenzione. Ok. Posso... oh! Aspetta, se mi ci metto io davanti e quindi lo copro facendo ombra, a quanto pare... ok, la struttura cambia, quindi... se io faccio ruotare staffare, ecco fatto. Poi dovrei riuscire, no, a salire un paio di palle, perché questo... quindi forse devo far girare la palla di qua. Ancora un po'. Ok, così. E poi mi metto io qua davanti. E poi salto. Ok, sì. Altro piccolo enigma risolto, ragazzi. Vediamo un po' da dove usciamo. Usciamo di qua e procediamo dentro questa struttura in pietra che mi chiedo dove ci porterà mai. Wow. Ma qua corriamo ancora il rischio del grifone? Io penso di sì. No, per fortuna sembrerebbe di no, ragazzi. Però aspettate un attimo. Ok, questi affari... oh merda. Ah, ecco, vedete, sì. Questi affari ci servono per proteggerci proprio dal grifone, maledetto. Se io questo lo tiro fuori... oh merda, perché esce sta merda nera? Oh Gesù, non mi piace la cosa. Oh! Oh mio Dio. È per provocare... oh, perché ci sta in mezzo? È per provocare tipo la tempesta, è una cosa pazzesca questa.
Allora, aspetta, sta affare mi serve qua per salire. Questo è poco ma sicuro. Per cui saliamo in fretta e in furia, ragazzi. E cerchiamo di stare al coperto, all'ombra, più che altro. All'ombra. All'ombra. Sorella, conce tu madre. Niente. Dobbiamo fare tipo in frettissima. Una cosa pazzesca questa, ok. Muoviti Red, per l'amore del cielo. Ah, ok, già è attivato. Perfetto, perfetto. Per cui salta Red. E salta Red. Muoviti per carità del cielo. Oh. No, 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 no. Che pensavi di fare? Posso abbassarlo io sto affare? Mi sa di no. E quindi? Quindi mi sa che devo andare di qua per attivare qualche altro passaggio magico, forse. È quello che deduco io. Ok. In fretta e in furia, Red. Porca miseria. Vediamo un attimo. Ok, infatti qua c'è un altro idolo, ragazzi. Direi di correre. Ok, 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 al riparo, al riparo, al riparo, al riparo. Attenzione. Ok, qua devo tirar fuori pure quest'altro per liberare altra merda nera. Questo era chiarissimo. Oh Gesù. Oh! Ok, suppongo che questo sia contro appunto il grifone, ragazzi. Sì. Perché devo... Minchia, gli ha bruciato le ali, oddio. Ok, ok, ok. Questo è contro il grifone, questo è poco ma sicuro. Là sotto ho visto una figura nera. Che non ho capito che figura è. Eccomi, Toby. Ciao, Peachy. Amore, te ne vedi di nuovo? Maledizione. Va bene, allora, mi ha appena salvato la partita, ragazzi. La storia, cioè, non dico si sta infittendo, però si stanno aggiungendo piano piano dettagli anche per quanto riguarda tipo le strutture, i meccanismi, tutte queste cose qua veramente molto molto interessanti. Vedremo la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un pudosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni, più il sito digital24.it dove potete fare i vostri acquisti videoludici.